solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 fede. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te, la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Ed eccoci qua con la nostra nuova sigla. Buonasera e benvenuti a tutti. Questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede. Questo benvenuto alla nostra Mimì Sara Band, dal nostro pubblico e dal nostro OMAG Fast Food Freestyle. Siamo pronti per conoscere il protagonista di quest'oggi. Chi sarà e quali saranno state le sue esperienze sportive e di vita? Vediamo chi è dalla clip selfie. Ciao, sono Francesca Ferretti, pallavolista. Ho iniziato a giocare a pallavolo grazie alla passione che mi hanno tramandato mia mamma e mio papà, entrambi ex giocatori. Il mio viaggio in questo sport mi ha portato a girare in tantissime città d'Italia e all'estero, come Perugia, Pesaro, Torino, Modena e un'esperienza in Azerbaigian. E ho culminato la mia carriera con la vittoria di 5 scudetti. Se volete conoscermi meglio, vi aspetto tra poco a Solo chi c'ha fede. Semplice, carica, altruista, e con noi Francesca Ferretti. Ed eccoci, Francesca Ferretti. Tra l'altro, tu in Italia hai vinto tutto quello che si poteva vincere con la pallavolo, diciamolo. Ma sì, dai, più o meno. Manca, mi è sempre un po' mancata la Champions League, però devo dire che sono soddisfatta di quello di che ho fatto. Di aver vinto tutto il resto. Sì. Bravo. Iniziamo subito con C'è fede e fede per capire qualcosa di più di te. Fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede. La fede nella tradizione di famiglia, perché diciamo che tu sei figlia d'arte, ce lo racconti? Sì, esatto. Beh, io arrivo da una famiglia di pallavolisti. Mio papà giocava in Serie A e mia mamma a livello provinciale, diciamo, e mio papà fu il suo allenatore. Eccoli qua, li vediamo in qualche foto. Sì, un po' tutta la famiglia qua. Sì. Quindi niente, sono nati due figli pallavolisti perché anche mio fratello ha giocato fino a Serie B a livelli alti, e poi sono nata io. E devo dire che però non ho giocato subito a pallavolo, ci hanno sempre lasciato molto liberi di scegliere lo sport che più ci piaceva. Dopo averne provato vari, niente, siamo per forza finiti. Senti, questa la raccontiamo, raccontiamo, sì. Perché tu hai iniziato poi con la ginnastica artistica, che ti piaceva, sì, molto. È un percorso, tra l'altro, un primo step di molti sportivi che vengono a raccontarcelo. E ad un certo punto però, in un'estate, tu hai misurato 10 centimetri di più, fondamentalmente, quasi, insomma, nel giro di poco. Circa, sì, dopo un'estate mi sono ripresentata agli allenamenti troppo alta per quello. E quindi sport. Non eri adatta, quindi, alla ginnastica artistica. Assolutamente. Hai provato ancora con un altro sport? Ho provato con nuoto, è una bellissima disciplina, però io arrivavo a casa e non mi sentivo soddisfatta, probabilmente perché non condividevo le mie gioie e i miei dolori, ero fatta per uno sport di squadra. E così alla fine, anche se i tuoi non avevano insistito, sei diventata una pallavolista. E davvero, sì, affermata, con grandi titoli di cui poi insomma parleremo insieme. La fede negli animali. Ti faccio questa domanda sulla fede negli animali perché so che tu li ami particolarmente. Sì, e in particolare i cani. Non abbiamo mai avuto cani, un po' per impegni lavorativi, un po' per la non abitudine ad averne, e per una scommessa simpatica con i miei genitori fatta nel 2008. E niente, abbiamo preso il primo cane in famiglia. Come si chiamava? Come si chiama? Si chiama Puffa. Puffa? Puffa, sì. Uno piccolina? Schnauzer, uno schnauzer piccolino. E da lì abbiamo scoperto tutti in famiglia, devo dire, non solo io, questo grande amore per gli animali. E quasi rammaricati di non averlo scoperto prima, però meglio tardi che mai. E da lì, insomma, l'amore continua. Mm-hmm.
E parliamo, Francesca, forse della fede più importante che c'è, la fede nell'amore. Per me l'amore è molto vario, non si tratta magari solo di quello che può essere mio compagno, comunque è la mia vita, la mia famiglia, le cose che amo. Vale tanto ed è quello che mi ha dato la forza di arrivare dove sono arrivata e di rialzarmi quando ho avuto momenti bui e brutti. Quindi è tutto per me nella vita. L'amore anche per te stessa? Assolutamente. Devo dire che lo sport che ho fatto, che ho praticato, mi ha aiutato molto a amarmi, comunque a imparare a conoscermi e amare tutte le mie sfaccettature, da quelle brutte a quelle più belle. In questa foto ci comunichi qualcosa di nuovo. Allora, lo diciamo in questo modo, l'avranno capito ovviamente da casa, lui è il tuo compagno, un giocatore di basket professionista. Esatto. E in questi giorni avete annunciato l'arrivo di una nuova piccola campionessa, un nuovo piccolo campione, vero? Eccola qua, proprio. Allora, siamo in tre oggi qui fondamentalmente a fare l'intervista. Come hai vissuto la notizia? Una cosa che cercavate, aspettavate? Raccontaci tutte le tue emozioni. Ma allora, partiamo un attimo da fine campionato. Io avevo già deciso di smettere di giocare a pallavolo a fine campionato per vari motivi, uno dei quali era anche voglia di altro, nel senso appunto di una famiglia, comunque la femmina, l'età mi sembrava quella giusta, insomma iniziava a aprirsi una prospettiva di vita diversa e niente, abbiamo cercato, nel senso abbiamo provato e è arrivato, insomma abbiamo aspettato a comunicarlo inizio del quarto mese, come di solito si fa, e lì così con l'altra nostra piccola abbiamo annunciato in questi giorni. Senti, è una notizia proprio freschissima, siamo il primo programma in cui lo racconti, quindi ti ringraziamo molto perché ci hai dato questo onore, ci hai fatto un regalo, davvero grazie. Grazie a voi. Chissà se avremo un altro piccolo campioncino di basket, un'altra piccola campionessa di volley. Francesca, adesso ti aspettano dei mesi impegnativi e in previsione del parto, quindi la respirazione in quel caso è estremamente importante. Ti lascerà senza fiato, perciò dobbiamo arrivare preparate. Non ci sto ancora pensando, però dai, grazie a voi inizierò a pensarci. E allora ci facciamo aiutare dal nostro Mike Maric, dottore e campione del mondo di apnea, senza respiro. Qua. Ciao Francesca. Ciao. Oggi per te ho scelto il gioco delle tre palle, che in realtà noi lo chiamiamo gioco, ma è un incentivatore diaframmatico. Il diaframma è il muscolo più importante della respirazione e attraverso questo misuratore noi andiamo a valutare quanta aria tu riesci a mobilizzare. All'interno dei cilindri ci sono tre palline e tu, sapendo lavorare bene col diaframma, devi riuscire a sollevarle e a tenerle in sospensione più tempo possibile e dopo scopriremo quanto tempo. A te. Allora, suggerimento, mi raccomando, devi svuotare più aria che puoi e poi inserisci la cannuccia e incominci ad inspirare, d'accordo? Okay. Siamo pronti? Ragazzi, si fa col tifo? Un po' di tifo ovviamente, allora, vai Francia, una bella sfida. Svuota, svuota, svuota. L'unica. Buona la prima. Okay. Svuota, 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 3, 2, 1, via! Vai, 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 vai. Andata. Sei stata abbastanza brava. Prima perché le hai spostate tutte e tre da sportiva. Ma hai fatto 4 secondi. Anche velocemente, ho visto tre palline sparate. 4 secondi e mezzo, che è un buon tempo, nel senso che, come vedi, è uno strumento non facilissimo. No. Teniamo conto che il nostro ex campione, il giudice, aveva fatto 6 secondi. E quindi 4 e mezzo è molto buono, tra l'altro. Sei stata davvero brava. Grazie. Sono altrettanto convinto che apprezzerai qualche suggerimento di scienza per saper gestire al meglio la tua futura gravidanza, visto che tratto anche di questo argomento all'interno del mio libro La scienza del respiro, per la gestione dello stress, della performance e anche della gravidanza. Prego, questo è per te. Grazie. Grazie Mike. Ciao. Grazie Mike. Ciao, ragazzi. Ci vediamo la prossima settimana con un'altra prova di Senza Respiro e Mike Maric. Ciao a tutti. Grazie Mike. Accomodiamoci, Francesca. È arrivato il momento di fotoricordo. Prima immagine. Cosa racconta?
Questa è la foto della vittoria dello scudetto, se non sbaglio, del terzo scudetto. Ecco. Perché con Pesaro ne ho 23 consecutivi. Ecco, raccontiamo di Pesaro, infatti, e di questa vittoria. Sì. Com'è stato questo campionato? Sì. Devo dire che nella mia carriera Pesaro è stata la svolta, nel senso che da giocatrice media quale ero, sono diventata giocatrice grazie a questa società, a questo gruppo che ho trovato in questa città, dove abbiamo creato qualcosa di magico, perché io sono rimasta a Pesaro 5 anni, cosa che è anche difficile nello sport, rimanere così tanti anni in un posto, e abbiamo vinto tantissimo, di cui appunto 3 scudetti consecutivi, Coppa Italia, Supercoppe, insomma, creato veramente qualcosa di bellissimo, e questa è appunto un'immagine di una vittoria finale. Che emozioni hai in quei momenti con le tue compagne di squadra? Però veramente emozioni indescrivibili. Prossima foto. Beh, questa è una foto che a me piace tantissimo, assolutamente tanto. Piccolina, 20 anni, Olimpiadi di Atene. Tu hai fatto 2 Olimpiadi. 2 Olimpiadi. E... è un'alzata volante questa. Sì. No, la mia prima Olimpiade me la ricordo benissimo, quelle Olimpiadi, un po' perché ero talmente giovane per l'epoca che mi sono resa conto di dove ero quando sono arrivata a casa, che tutti a dirmi: ma eri alle Olimpiadi, che bello. Infatti in TV poi vidi la cerimonia di chiusura così, e l'onore di aver potuto giocare anche qualche partita è stato grandissimo. Quindi poi la mia famiglia era presente, insomma, ricordi favolosi di una Olimpiade non andata benissimo, insomma, a livello di risultati, però a livello di emozione personale molto. Prossima immagine, un'altra coppa. Sì. Un'altra coppa, tantissime coppe nella tua vita. Sì. Che anno era? Questo è l'ultimo scudetto del Pesaro, 2011 mi pare. E sì, una foto di gruppo. Bellissima. Questa, sì, Milano, qui a Milano esattamente. Guarda, tutte le espressioni sono meravigliose. Sì. Questa foto è veramente Tra l'altro vorrei fare notare una chicca. Sì. L'ultima in basso a destra è mia zia. Ma io dai. Non so come finisce in quella foto. Ridiamo ancora a casa quando vediamo le foto dicendo: zia, ma come hai fatto a finire in mezzo al campo? Perché è un'altra mia tifosa, mia famiglia mi ha sempre seguito in tutto. E sì, questo eravamo qui a Milano proprio, e ha segnato un po', diciamo, la fine del ciclo questa foto, perché da lì molte delle, diciamo, delle big di questa squadra hanno preso altri lidi, come è normale che sia dopo un po', dopo tanti anni in un posto. Quindi mi piace, però c'è sempre un po' di nostalgia in questa foto. Però tu hai detto nelle tue caratteristiche che sei una grande altruista, e questo sì, è molto importante, soprattutto quando fai parte di una squadra. Assolutamente. Poi col ruolo che ho io, se non sei un minimo altruista, appunto il palleggiatore, diventa molto difficile. Il palleggiatore è al servizio della squadra, deve fare anche buon viso, cattivo gioco. Penso che questa disciplina te lo possa anche insegnare a diventarlo, se no in uno sport di squadra difficilmente si va avanti. Prossima immagine. E qua vediamo cerchi olimpici. Pechino 2008, la mia seconda Olimpiade. Approfitto di questa foto per parlare anche di quella che è stata la tua esperienza estera. Nel 2014 ho firmato il mio primo contratto all'estero in Azerbaigian, e devo dire che è stata un'esperienza tosta, perché a pensarci ora forse non ero totalmente pronta mentalmente. Ho sofferto un po', non ti so dire neanche io, forse stare in una cultura totalmente diversa, un approccio allo sport diverso rispetto a quello che è l'Italia. Quindi la mia esperienza è finita prima, doveva finire tipo, diciamo, ad aprile. Io a febbraio sono tornata in Italia. Però comunque lo porto nel mio bagaglio personale, ho conosciuto delle bellissime persone, perché mi ricordo che sono diventata praticamente la terza figlia di una famiglia italiana che ho conosciuto là, che ogni sera quasi mi chiamavano a mangiare a casa loro, insomma. Quindi anche ho visto posti nuovi, culture veramente diverse, e insomma. E alla fine hai detto: torniamo in Italia, a casa. Assolutamente sì. E adesso
parliamo di come riesci a gestire le tue energie, perché sembra semplice, ma bisogna capire bene dove direzionarle. Energia vitale. Energia vitale, Egeria Energia, ci regala questo spazio perché riesce a fornire il business dell'energia di cui ha bisogno. Capiamo invece l'energia di cui hai bisogno tu. Ti do 5 voci: famiglia, lavoro, sport, svago e una voce libera. Devi cercare di far star tutto in questo 100%. Sei pronta? Iniziamo con la percentuale dedicata alla famiglia. 20%. 20%. Lavoro. 10. E siamo a 30. Sport. Sport 30. Eravamo. E siamo a 60. Svago. Svago 10. 70. Ci rimane un 30% che è una voce libera. Cosa ci dici? Direi magari sugli animali, sui cani. 30, forse un po' tanto, però va bene. Francesca, è arrivato il momento di emozionarci con i brani che hanno caratterizzato i momenti più significativi della tua vita, e lo facciamo attraverso My Music. La nostra Mimì Sara Band è pronta, primo brano. See the world as we did it. Grab a boy, grab a girl, time is waiting. We only got 4 minutes to see the world, time is waiting. We only got 4 minutes. Tick tock, tick tock, tick tock. Madonna, 4 minutes. Sì, esatto, sempre ricollegato al volley, è la canzone che in assoluto mi ricorda il mio primo anno a Pesaro, con il conseguente primo scudetto. Ascoltavamo tantissima musica in spogliatoio per caricarci. Cantavate insieme, raccontaci qualche aneddoto, sì, da spogliatoio. Ma diciamo che in quegli anni lì portavamo sempre una cassa, come adesso fanno un po' tutti, e avevamo la playlist e ognuno dava un brano, e questa canzone è quella che ci piaceva in assoluto di più. E insomma, quando parte la mia mente sempre viaggia a quelle azioni, quelle immagini. È una canzone che porterò sempre nel mio cuore. Seconda canzone, ragazzi, vai! Leggero nel vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione. Leggero nel vestito migliore, nella testa un po' di sole ed in bocca una canzone. Ligabue, Leggero. Beh sì, da Reggiana Doc, buona Reggiana come sono io. Non poteva non esserci Ligabue. Uno dei miei cantanti preferiti fin da quando ero piccola, appunto Ligabue. E questa canzone in assoluto, una canzone per me bellissima. Quando la cantavi? Quando la ascoltavi? Nei momenti in cui ero da sola, i primi ritiri della pallavolo lontano da casa. È un po' nostalgica in effetti come... E a proposito dei primi ritiri, tu hai lasciato casa che avevi 15 anni. Per, sì, giocare a pallavolo. Assolutamente, anzi adesso escono di casa ancora più giovani. E devo dire che è stata una scelta dura, però condivisa e supportata dalla famiglia, perché comunque anche per un genitore non deve essere semplice. E invece loro sono le persone che mi hanno dato la forza, perché io ero molto titubante, impaurita. E invece niente, comunque anche l'idea di stare con tante altre ragazze della mia età insieme ha facilitato un po' la cosa, non ero da sola i primi anni. E questa cosa porta a maturare prima, a crescere prima, a sbrigarsela anche da sole, come si dice da noi, quindi affrontare la vita da subito e da soli, diciamo, aiutati. Indipendenti, ti hanno insegnato l'indipendenza. Sì, sì. Ultima canzone.
No One, Alicia Keys. Questa è semplicemente la mia canzone preferita di Alicia Keys, un'altra delle mie, dei miei cantanti preferiti. E questa canzone mi emoziona molto, il testo è molto bello. E... cosa ti colpisce di questo testo? Beh, il fatto che nel ritornello nessuno può dire quello che io sento, quello che... cioè solo io che devo, gli altri contano poco, quello che sono, che è la mia testa, che è il mio pensiero. Francesca, tra dire e fare c'è di mezzo? I fatti. Sei la prima persona che ci risponde così. E noi questi fatti andiamo a farli con Bricofer e Black & Decker. Andiamo, Francesca. Ed eccoci, Francesca, nel nostro spazio che vede protagonista Black & Decker insieme a Bricofer. Chi vincerà la nostra super classifica? Vedi, ci sono 4 predecessori che hanno fatto 7, 4, 6 e 10 come punteggio. Porterete a casa questo bel kit completo di Black & Decker che l'anno scorso ha vinto Carlo Molfetta. Allora, 60 secondi per fare il maggior numero di fori e riempirli con il maggior numero di viti. Trapano, avvitatore Black & Decker alla mano, mentre tu ti attrezzi di guanti e occhiali, okay. Io ti faccio rispondere a queste piccole domande di vero o falso. Black & Decker è presente sui canali social con Facebook e YouTube? Vero. È vero, infatti è presente, seguiteli. Nella gamma giardino di Black & Decker c'è anche il raserba batteria, vero o falso? Vero. Vero, perché quest'anno Black & Decker è uscito con delle batterie eccezionali e quindi tutto è a batteria senza fili. Siamo pronti? Pronte. Vai, allora, 3, 2, 1, via col tempo! Ok, vai, vai Francesca, vai, vai! Ok, adesso prendi domestichezza, un po' alla volta. Vai, vai, vai! Che potenza! Vai, vai, che potenza, vai! Siamo a 40 secondi, ancora 40 secondi! Ancora 40 secondi! C'è una bella potenza però, Franci, eh? C'è una mano di quelle proprio... che si sentono. Ha finito i buchi, prosegue con le viti. Ecco, il sistema della Franci è questo. Vai, 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 vai. Mancano 20 secondi ancora, Franci. Vai, 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 che stai andando molto bene, molto bene. Vai, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Beh, allora, devo dirvi che è la prima volta che Francesca fa questo tipo di lavoro. E devo dire che è andata molto bene, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Eccezionale, Franci! Primissima volta! Quindi, Ferretti, devo dire che... 8. Guarda, sei al secondo posto della nostra classifica, subito dietro al bomber, Marco Orsi. Complimenti. Bene. Perché primissima volta gli attrezzi Black & Decker, vedi, sono semplici da usare e li trovate da Bricofer. Franci, abbiamo una sorpresa per te, seguici. Anche io ho una sorpresa per te. Andiamo a scoprirle, allora, sono curiosa. Vogliamo mandarti a casa senza un ricordo di Solo chi c'ha fede di questo tempo passato insieme. Quindi il nostro caricaturista dalla Giordania, Ilal, ha pensato per te questa caricatura che rappresenta te e la tua carriera. Oh, eccoti qua, bellissima. Francesca Ferretti. Bellissima, grazie. Grazie. Vedi, mille. Ecco qua. Sì. Sei proprio tu. Sei proprio tu. Bellissima. La mia sorpresa? Grazie. La tua sorpresa? Abbiamo pensato di... potevamo presentarci a mani vuote, una maglietta della nazionale. Grazie, autografata. Davvero onorati. Guardate, l'autografo poi davvero. A Solo chi c'ha fede, con simpatia, Francesca Ferretti. E così diventiamo nazionali anche noi. È per tutti voi questa, eh? La tengo io, ma per tutti voi anche a casa. Una maglia della nazionale come auspicio. Senti, cosa vogliamo dire alle ragazze che stanno per intraprendere il tuo percorso e che amano la pallavolo e la vogliono giocare?
Ma le consiglierei prima di tutto di avere sempre passione. Passione in qualsiasi cosa uno faccia, che sia pallavolo, giornalismo, studio, perché è quella che ti porta avanti e che se per caso non si arriva ad alti livelli non succede niente, vuol dire che la strada portava a qualcos'altro e di non abbattersi mai. Senti, Francesca, come si chiamerà, se maschio o femmina, ancora non si sa. Tristissimo, no. Noi ti facciamo veramente i nostri più cari auguri, ti seguiremo. Grazie. E magari un giorno, chissà, verrai a trovarci con una nuova campionessa o un nuovo campione. Volentieri. Tanti auguri a te e alla tua famiglia. Grazie mille. Tanto rimani qua con noi per il finale. Sì. E ci siamo, allora ragazzi, ci vediamo la prossima settimana, 22:30, Sport Italia, non mancate il lato umano dello sport, solo chi c'ha fede. Conosceremo un altro ospite, siederà proprio al posto di Francesca su quella poltrona. E cosa avrà da raccontarci? Cose fantastiche! Vi aspetto settimana prossima, 22:30, venerdì, Sport Italia! Ciao! Solo chi c'ha fede. Solo chi c'ha fede, 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 solo chi c'ha fede. Solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede.